Bentornati in questo nuovo aggiornamento di Mummy Long Legs Morph con Karin. Oggi ci sono veramente tantissime morph stupende da prendere, quindi vi dico già di prepararvi al meglio. Vi farò vedere dove si trovano tutte quante e le cercheremo insieme. Vi faccio un piccolo spoiler: c'è anche la morph di Thanos. In moltissimi siete amanti di Thanos, questo lo so molto bene, infatti andremo a cercare anche quella. La volta scorsa avevamo formato la nostra gang di supereroi con Batman, Superman, ovviamente c'era anche Iron Man, il nostro beneamato Spider-Man. Avevamo trovato poi Flash e per finire l'enorme gigantesco Hulk. Solamente Hulk secondo me è in grado di tenere testa a Thanos. Infatti sarà proprio con lui che andremo a cercarlo adesso, con tutta la nostra squadra di supereroi e il più forte di tutti. Ma per aprire la porta di PJ Pagapillar devo per forza tornare Karin. E Thanos si trova da qualche parte molto molto in alto. Infatti ci servirà Catbee per svolacchiare da una parte all'altra di questa stanza alla sua ricerca. Vola piccolo Catbee e portaci da Thanos, che mi sembra di vederlo brillare proprio qui. Non è affatto facile questa morph da prendere, vi avverto che sarà una forse delle più difficili della giornata, perché raggiungerla è veramente difficoltoso. Ci vorrà molta molta precisione, ma una volta saliti qua sopra, eccolo, il guanto di Thanos sarà proprio davanti a voi. Con tutte le sue gemme prendiamolo, Mummy Long Legs Thanos. Il suo guanto è sulla mano e la sua imponenza è immensa. Oh mio Dio, guardate quanto è grosso, è veramente ginormico. E ovviamente è tutto viola, Mummy Long Legs violetta, con i capelli anche violetti. I vestiti sono un po' tirati via, ma il guanto è fatto veramente veramente benissimo. Se poteste scegliere una gemma del guanto di Thanos, solo una però, quale vorreste? E soprattutto, per cosa la usereste? Ma adesso dobbiamo andare alla ricerca di un piccolo cosettino giallo e che adora le banane. Un cosettino che parla super strano e non si capisce quasi mai che cosa dice. Se non avete capito chi è, vi do un indizio. Ho tirato fuori Mummy Long Legs Gru. Avete capito, vero, chi stiamo per andare a prendere? Dovremo poterlo trovare alla stazione ferroviaria. Gru, tocca a te. Apri questa porta. Ma non credo che ci passi. E invece sì, è passato attraverso il muro. Gru, Gru, sei troppo forte. Oserei dire che sei cattivissimo. Spero che abbiate scritto nei commenti chi stavamo andando a cercare, perché mi sa proprio che abbiamo trovato un indizio. Questi due occhi sono chiaramente suoi. Raccogliamoli. E Mummy Long Legs Kevin ha i capelli di Mummy Long Legs e ovviamente è giallo perché è un minion. Per la precisione, proprio Kevin. Fatemi sapere se avete visto l'ultimo film di Cattivissimo Me Minion, dove c'è la vera storia di Gru, come è diventato cattivissimo. E voglio assolutamente sapere qual è il vostro minion preferito. Ne avrete sicuramente uno del vostro cuore, vero? Ma non perdiamo troppo tempo, andiamo subito alla ricerca della prossima morph. Ci servirà assolutamente del formaggio e l'unico posto dove prenderlo è la caffetteria. Alla caffetteria troverete tutto il cibo che vorrete: mele, pane, formaggio, banane, prosciutti, caramelle e anche formaggio. Ma io non voglio il pane, voglio il formaggio. Ok, adesso va bene. Ora che siamo armatissimi di formaggio, possiamo andare fuori e dovremo cercare una casa. C'è una certa nonnetta che ha bisogno del nostro formaggio e quindi andiamo subitissimo da lei. Dobbiamo trovare una nuova casa ed eccola, è quella lì, rossa e azzurra. È proprio la casa dove dobbiamo andare noi. E se vedete c'è scritto Grandma House, cioè la casa della nonna. Vediamo, vediamo di bussare. Nonna, ci sei? Deliver cheese. Oh, ha bisogno di formaggio. Grandma Long Legs Classic. Ed eccola, una nonna perfetta. Le nonne hanno sempre capelli bianchi e occhialetti. Una Mummy Long Legs perfetta. Ma adesso bisogna chiederle una cosa. Cosa si chiede sempre, sempre, sempre alla nonna? A parte le caramelle, che le nonne ce ne danno sempre un sacco di caramelle, chissà perché. Alla nonna si chiede sempre un'altra cosa: i soldi. Quindi nonna, dacci subito 50 euro. Dobbiamo comprarci i Robux. Ma non ci
dobbiamo comprare solo i Robux, ci dobbiamo comprare anche i giri di ruota su Stumble Guys. Sì, 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 avete capito bene. Adesso andremo a prendere una morph di Fall Guys. Il posto dove dobbiamo dirigerci è il corridoio di PJ Pagapilla, tutto pieno di piedini puzzolenti. Senti che tanfo schifoso. Esplorando questa zona dovremo riuscire subitissimamente a trovare una skin di Fall Guys. Infatti laggiù vedo qualcosa che mi ricorda una certa forma tondeggiante. Sto arrivando. Ho tutti i soldi della nonna per fare i peggiori giri di ruota. Troverò un sacco di skin super interessanti sicuramente. Ed eccolo, è proprio lui quello che stavamo cercando. Mummy Long Legs Fall Guy. Che scam! Pensavo fosse azzurra e invece è rosa. Perché ci hanno mentito? Era azzurra quella. E adesso ci ritroviamo con un mega Fall Guysino, tutto quanto rosa, proprio come Mummy Long Legs. Oltretutto con dentro una testa enorme. Beh, è perfetto per quando dobbiamo lanciarci e buttare di sotto gli altri. Più siamo grossi e pesanti, meglio è. Con una skin così grossa e così bella potremmo farci qualsiasi cosa. Ad esempio, vincere una partita su Fall Guys più velocemente di sempre. Ma adesso dobbiamo andare alla ricerca di una bellissima chiave inglese. E vi ricordate tutti dov'è, vero? Come sempre, teletrasportandovi all'ingresso e finendo in questa stanza con un sacco di porte, vi basterà entrare nella stanza dell'elettricità. E come sempre, sulla sinistra c'è la nostra chiave inglese, che adesso ci servirà per prendere un'altra morph. Andiamo alla cura dei giochi, al playcare. Dobbiamo trovare una macchina da attivare con questa chiave inglese. Quindi cerchiamola ovunque, vediamo se riusciamo a trovarla. Dove sei? Dove sei? Questa potrebbe essere sicuramente una macchina crea giocattoli. Sembra proprio una macchina crea giocattoli del playtime. Inseriamo la chiave inglese e vediamo se esce qualcosa. Oh sì! Ha fatto una gigantesca barretta di cioccolato. Prendiamola. Ci ha dato Mummy Long Legs Willy. Conoscete qualcuno che ama il cioccolato? Anzi, lo fabbrica? E che si chiama Willy? Ma certo, è proprio lui! Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka. Il suo gusto è inimitabile. Willy Wonka ha una gigantesca fabbrica di cioccolato, per chi non lo sapesse. E chi troverà il biglietto d'oro all'interno delle barrette di cioccolato potrà entrare gratuitamente all'interno della sua fabbrica. Una volta trovato il biglietto, le porte della fabbrica di cioccolato si apriranno a voi e Willy Wonka vi accoglierà nella sua fabbrica per fare un tour completo. E lui è Willy Wonka, ovviamente. Ma a proposito di personaggi eccentrici, sappiate che la prossima morph che dobbiamo andare a prendere è proprio Glamrock Freddy. Dovremo prima trovare la sua testa e poi fare una specie di ristrutturazione. Per trovarla dovremo andare in quella porta laggiù in fondo, quella di Bunzo Bunny, e per arrivarci si dovrà fare tutto questo giro. Giro intorno a questo muro fino ad arrivare a questa porta qui. Una volta aperta si arriverà nella zona di Bunzo, quella del Musical Memory. Ci sarà un passaggio segreto che dovremo scovare ed eccolo lì. Quel corridoio sarà quello che dovremo prendere per arrivare alla famigerata testa di Glamrock Freddy, che dovrebbe trovarsi proprio qua dentro. Dove sei, testolina? Non mi sembra di vedere nessuna testa. Ma quella è una testa? Sembrava un rottame, qualcosa di rotto e orripilante. È proprio il vecchio Glamrock Freddy, tutto distrutto e arrugginito. L'abbiamo preso, è gigantesco nelle nostre mani e dobbiamo portarlo a ristrutturare completamente. Bisogna rimetterlo in sesto, poverino. Guardate che condizioni pessime. Mi sporcherò tutte le mani a portare questa schifezza, ma ne varrà la pena perché prenderemo una bellissima nuova morph. Se vi ricordate, nel corridoio degli Huggy Wuggy c'è un posto in cui avevamo costruito una bambola di legno. Forse lì potremmo aggiustare questo Glamrock Freddy, visto che c'è un tavolo da lavoro. Provo ad andare lì, ma non vi assicuro che sarà il posto giusto. Ma è l'unico che mi viene in mente per provare a fare questo rifacimento di Glamrock Freddy. Sì, la stanza è questa e il tavolo era quello lì. Infatti c'è ancora la bambola di legno. Ma accanto c'è qualcosa di nuovo e ci chiedono di mettere Freddy proprio qua sopra. Sarà una qualche macchina per togliere la ruggine, forse? Noi proviamo e vediamo che cosa succede. Glamrock Freddy è tornato normale. La sua testa adesso è perfetta e la morph ci è stata data. Mettiamocela subito. Freddy Long Legs. Oh sì, è perfetto. Ha la testa di Mommy e il corpo di Freddy. Una fusione come questa non me la sarei veramente mai aspettata nella vita.
vita. Ha un che di spaventoso, ma anche accattivante, non lo so. A voi è mai capitato di rompervi qualcosa, tipo un braccio, una gamba, una mano, la testa? Fatemi sapere nei commenti se vi siete mai fatti male. Vi chiederete perché vi faccio questa domanda. Perché la morfa che stiamo andando a prendere proprio adesso nel corridoio di Bunzo Bunny sarà Mommy Long Legs tutta ingessata. Questa morfa si chiama Mommy Long Legs Broken. E poverina, scrivete nei commenti: ci dispiace mommy che tu ti sia fatta male. Siamo tutti molto dispiaciuti e la morph dovrebbe essere proprio lassù in cima, perché vedo brillare e ci sono delle bende. Lì per lì pensavo che fosse Mommy Long Legs Mummia, ma Mommy Long Legs Mummia, Mommy Long Legs Mummia l'abbiamo già presa. Era questa Mommy Long Legs Mummia. L'avevamo trovata all'interno di un sarcofago in un corridoio super segreto. La Mommy Long Legs di oggi è una mummia contemporanea, tutta piena di gessi. Ha la testa fasciata, il braccio ingessato e anche la gamba ingessata. Ditemi, secondo voi, che cosa potrebbe aver fatto mommy per distruggersi così tanto? Forse un incidente in moto, un incidente in macchina, o forse non si è aperto il paracadute quando si è buttata dall'aereo? Sicuramente voi avrete più fantasia di me nei commenti. Ma dopo le mummie e dopo i gessi non ci resta che trovare una morph scheletro. Siamo alla ricerca della morph di Sans e da quel che so dovremo poterla trovare all'interno del corridoio di Daisy, la margherita assassina che forse sarà un cattivo del terzo capitolo di Poppy Playtime. Ma chissà, non si può mai sapere. Allora, noi siamo usciti da questo corridoio tutto di ferro e io stavo per andare di là, ma in realtà la morph dovrebbe essere in questa porta. Ed eccola! Mommy Long Legs Sans preso! Adesso che abbiamo anche lo scheletro, la nostra collezione è completata. Mummie, gessi e anche scheletri. Per trovare la prossima morph dobbiamo trovare tre box quadrate, gialle, con un punto di domanda. Vi viene in mente nessuno con questa descrizione? Vi do qualche altro indizio: ha dei baffoni giganteschi sulla faccia, sotto un enorme naso e è tutto vestito di rosso. Avete capito? Non avete capito? Allora vi do un altro indizio: ha un fratello che si chiama Luigi e anche lui ha dei baffoni enormi ed è tutto vestito di verde. Dai, è impossibile che non abbiate capito. Ditemi nei commenti se ci siete arrivati. È molto molto facile. Con tutti gli indizi che vi ho dato, ecco la prima scatola. È gialla e ha un punto di domanda sopra. È proprio lei. Una su tre è stata presa. La seconda scatola è la fabbrica di giocattoli. Eccoci arrivati e vediamo se riusciamo subito a vederla da qualche parte. Mi sembra di vedere uno sbrilluccichio proprio lassù. Armiamoci di Catby e voliamo lassù in cima super veloce. Oddio, cosa ho fatto? Un 360. Avete visto che volo che ho fatto? Assurdo. Comunque, eccola, la seconda scatola su tre presa. Ce ne manca solo una. La terza è nascosta al Playcare. E da quel che so dovrebbe essere dietro uno di questi cubi colorati. Dietro questi non c'è nulla, uffa. Sarà dietro a questi due forse. No, non c'è niente nemmeno qui. Non mi resta che guardare dietro l'ultimo cubo. E dietro un cubo c'è un altro cubo. E è l'ultimo che ci mancava. Mommy Long Legs Mario. Mario! Non ci credo, gli hanno fatto anche il naso gigantesco. Però manca una cosa essenziale: i baffoni. Dove sono i baffoni di Mario? Fatemi sapere se avete mai giocato un gioco di Super Mario. Io adoro Super Mario e adoro anche Luigi. Per chi non lo sapesse, il primissimo Super Mario era fatto tutto a pixeloni giganti e era un gioco veramente super semplice. Super semplice per modo di dire, solo nella grafica, perché il gioco in sé era veramente difficilissimo. Beh, la grafica di Super Mario ai giorni nostri possiamo dire che è nettamente migliorata. E ormai la grafica è praticamente perfetta. La mia morph preferita tra tutte quelle di oggi ovviamente è la morph di Thanos, perché io adoro prepotentemente Thanos come personaggio. Al secondo posto metto la morph di Freddy, perché l'ho trovata veramente veramente ben fatta e poi mi piace un sacco Glamrock Freddy. E al terzo posto sarò pazza, ma scelgo Mommy Long Legs tutta ingessata, perché mi ha fatto veramente ridere un sacco. Fatemi sapere quali sono state le vostre tre morph preferite e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!